Pierre Claveri era nato in Algeria, da quattro generazioni di coloni bianchi. Quattro, tanto ricordatevi che l'Algeria era Francia. Va a 18 anni, presso poco, va a Parigi all'università. Mentre è all'università facendo i suoi studi, scoppia la rivoluzione in Algeria, la rivoluzione per l'indipendenza. In quel periodo Claveri, che stava studiando all'università, entra in crisi totale. Non riesce più a capirci nulla. Capisce solo una cosa, che coloro che lui non aveva mai incontrato chiedono che cosa? Dignità, rispetto, un proprio posto. Non sono francesi, sono altro dei francesi. Va in crisi profonda. Entra nell'ordine dei Domenicani, è ordinato prete e chiede di poter tornare da prete in Algeria per incontrare l'altro. Però in quel periodo in cui era vescovo scoppia la grande guerra fra i fondamentalisti islamici e il governo algerino. E i fondamentalisti dicono a tutti i cristiani fuori, sa, è minacciato, lo minacciano di morte. Lui dice no. Decido di rimanere in Algeria perché credo in un'Algeria al plurale. Mi sembra il 96, agosto del 96, Pierre Claveri è invitato ad Algeria, una conferenza, ci va con Mohammed, ritornano insieme, ritorna ad Oran insieme a Mohammed, entrano nella casa per bere qualcosa insieme, la casa del vescovo. Quando accendo la luce c'è appesa una bomba. Salta per aria Pierre e salta per aria Mohammed, sangue cristiano, sangue musulmano, uguali.